Bella raga, ciao a tutti, del Comendone Veneziano, Giappone, Brasile, partita durissima, forse impossibile per noi, ma ci proviamo. Si sfidano Giappone e Brasile. Quarto di finale da giocarsi in una partita singola e il margine d'errore è ridotto. Ogni gol, sai, può rivelarsi decisivo per il passaggio del turno. Gustiamoci la presentazione. Meglio la fine tra gli attacchi e le difese. Inno giapponese. La 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 la. Parapa. Da na 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 la 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 la. Vediamo la formazione titolare. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva, che hanno correnza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Tensione all'ennesima potenza. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolato. Possiamo anche andare avanti adesso, grazie. Vai! Ci siamo, possiamo cominciare. Con calma. Nulla è impossibile. Vedi Grecia 2004. Questo è un mondiale però. Shibasaki. Azione che si fa interessante. Fallo. Oh, il Brasile comincia a rubare, perfetto. Una delle stelle in campo oggi. Oggi dovranno fare particolare attenzione ai difensori, perché può mettere in serie difficoltà con le sue accelerazioni palla al piede. No. Quando parte in velocità. No, subito il cagatone, bravo. L'anticipo del portiere decisivo. Nagatomo. Kamada. Per Mada. Oddio, cosa fa Kamada? Minamino. Minamino c'è. No, vabbè, non ha senso. Nulla ha senso. La regia ci ripropone l'azione del gol, possiamo apprezzare. Mamma mia, ma Brasile dov'era? Il Brasile dov'era? Da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Relax, Beppe, relax. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Danilo. Ancora il Giappone, ma ragazzi, ma sta squadra c'ha un cuore. Ha sbagliato completamente il passaggio. Tre. Danilo. Molto bene, bravo Nagatomo. No. C'è stata la deviazione, sarà fuori calcio d'angolo per i brasilieros. Occhio al cross in mezzo. Lassau. No. Aia. No. Mamma mia. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Gabriel Jesus. Aia, Paquetà, non ci credo. Paquetà la pareggia, proprio lui l'ex Milan coglionazzo. Va. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Ito. Dai Ito, vola verso la gloria Ito. Ito, cosa fa Ito? Mamma mia. Sembrava grosso contro l'Australia. La battuta corta. Ito. Cosa fa? Vabbè. Portiere non si è lasciato scavalcare. Bravo a capire le intenzioni dell'avversario ed accorciare. Sul Brasile ho paura che possa dilagare. Non li teniamo, bravi. Non li teniamo più, Gesuso. Gabriel Jesus. Richarlison. Ecco Casemiro. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa. Roba nostra, ma c'è una tensione indicibile. Ito. Bravo, Ito. No, non sbaglia l'ultimo passaggio. It's incredible come.
No, no, ancora Paquetà però. Roba nostra, finisce il primo tempo. 1-1, peccato, un attimo vantaggio subito con Minamino. Però buon Giappone, ragazzi, il Giappone c'è. Guardate che bella azione, guarda che gol. Vai, continuiamo così e possiamo dire la nostra. Si gioca dunque, ripresa che ha avuto inizio, vedremo se una delle due squadre riuscirà a spezzare l'equilibrio che si è visto nella prima frazione. Occio. No, a te, mamma cosa ha preso. Mamma cosa ha preso. L'avevo vista già dentro. Ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Tentativo fermato dal portiere. Dai Giappone. Minamino. Bravo Mina. Superata la metà campo. Bella questa azione, Minamino ancora. Minamino ancora. Minamino! Oh! Senza problemi il portiere. Fortunato si è ritrovato il pallone tra le mani, ma è un'occasione sprecata. Tomiyasu, bravissimo il Toma. Qua la perdiamo male. Ma la recuperiamo meglio. E l'ha ancora già. Madonna, sta squadra mi sta esaltando. Ito. Ito. Ito parato. Lo sai perché stiamo davvero assistendo ad una bella partita? Il possesso palla non fa prevalere una squadra sull'altra. C'è equilibrio tra le forze in campo e sostanzialmente il pareggio è giusto. Occhio che sono azioni pericolose. Gol che potrebbe dar più emozioni ancora nel finale. Risultato che rifletta quanto si è visto finora in campo, nessuna delle due squadre sembra in grado di piazzare il colpo decisivo. Mamma mia. Segnalata la posizione di offside, mi sembra una chiamata corretta. Deve muoversi di più Pierre, soprattutto... Entra Vinicius, alzi Vinicius Junior in panchina. Attenzione. Shibasaki, Shibasaki, il Shiba, attenzione Minamino, non ci crederà gol, no, 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 mamma mia la meritiamo noi Beppe. Lucas Paquetà, guadagna metri il Brasile lungo le corsie esterne. Gabriel Jesus, Casemiro. Mamma mia. Corner in area. Girata, intercettata. Grande Gonda. Yoshida. Minamino. Qua Minamino sbaglia. Ma la merita più il Giappone, secondo me. Devono spezzare gli indugi se vogliono provare. Attenti, attenti. Grande portiere. Grande portiere. Se avessero preso gol, probabilmente la partita sarebbe finita qui. No! E c'è la presa sicura del portiere. Shibasaki. Endo. Hanno recuperato. Il Brasile sta pressando adesso. Ai ai ai. Casemiro. No, non puoi dare sto fallo, ma dai. Paquetà. Davvero bene, è andata alta di poco. Esce Neymar, entra Pedro. Nella formazione brasiliana. Minamino, Minamino ancora fa quel che vuole Mina, fa quel che vuole Mina. Mina! Gol di Minamino, l'88esimo, non ha senso nulla! Non ha senso nulla, Minamino! Non ci credo. Non ci voglio credere. Si giocherà per almeno altri due minuti. Non ci credo, non ci credo. Gabriel Jesus. Bravissimi. E si va in semifinale, raga, non so come sia possibile. Gabriel Jesus. Ta 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 ta. Siamo in semifinale.
E siamo contro gli Stati Uniti e Spagna e Inghilterra dall'altra parte, ragazzi. Mondiale pazzo. Giappone, Stati Uniti. La semifinale. Possiamo andare in finale, Beppe? Possiamo andare in final match. Non è, cioè, tutto avrei pensato, ma non di vedere una cosa del genere. Stati Uniti versus Giappone. E vediamo cosa combiniamo. Siamo arrivati alla chiave di questa Qatar 2022. Eh sì, sarà gli statunitensi. Pa 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 pa. Vai Beppe. Sulle tribune del Lusail Stadium, pubblico già caldissimo, cornice perfetta. Dai. Per il match. Vi do il benvenuto anche la parte di Lele Dani che mi affiancherà per il commento tecnico. Siamo arrivati alle semifinali, penultimo ostacolo sulla strada verso la gloria mondiale, tornare a casa ora sarebbe davvero un peccato. Si gioca lo so. Stati Uniti e Giappone. Incredibile, una delle finali, una delle semifinali più strane della storia dei mondiali. Chi avrà più coraggio ma anche più voglia di rischiare per portarsi a casa la vittoria. Non è vero! Non è vero! Il Giappone va in vantaggio con un gol micidiale! Non è possibile. No, Shibasaki, un esterno scandalosamente bello, traversa gol. Nulla ha senso, Beppe. Nulla ha senso. Asano. Non va. Zimmerman. Bravissimo. Dai, ragazzi, possiamo fare l'impresa, andare in finale col Giappone. No! Bravo portiere. Nagatomo. Bravo Nagatomo. E passa, Endo passa! Kamada! Ah, peccato. Bravo, no! Molto bene. Intervento efficace. Attenzione qua, riparte gli Stati Uniti. Di fisico la tiene. Bel numero qua degli americani, bellissima azione, c'è il pareggio, incredibile. Brutto gol subito questo, da Ferreira. Giappone forse si sentiva già in finale. No, dai, no, la beffa atroce però. No, l'atrocissima. Niente, qua c'è l'errore. Ma non possiamo buttare fuori il Brasile e perdere con gli Stati Uniti, Reina. Bravi. Bravissimi ancora. Già Stati Uniti giocando bene adesso però, Legge bene e interrompe l'azione avversaria. No! Il pallone è uscito. Si riparte con una rimessa dal fondo. Dai Beppe. Shibasaki. Bravo. Entra in mezzo per Kamada. Kamada. Kamada, peccato. Finisce la prima frazione. Andiamo al secondo tempo. Kamada distrutto però, Troppo gente stanca. Abbiamo fatto il turnover. Questi sono i risultati.
sto stronzetto qua. Che Tomiyasu è distrutto. Mamma mia, cosa rischiamo. Devo fare un po' di turnover, raga, siamo fatti prendere da tutto. Primo pallone in questa ripresa per gli Stati Uniti. Sentiti i cori pro USA. Protegge palla col corpo. Giovanni Reina. Va via il proprio marcatore. No. Non ci credo. Grazie. Grazie portiere. Grazie, grazie. Occhio al recupero in una zona interessante. Tocco per Pulisic. Mamma mia, ancora grazie. Pallone in mezzo. Intervento così così, occhio. Grande Ito, super fanta Ito, super fanta Ito. Bravo Ito. Sakai. Non perderla. Ottimo qui il tiki-taka. No. Interessante, devo stare attenti invece alla ripartenza. È tutto solo? Merda. Guarda che culo. Bravissimi. Ha rischiato, ma è un grande intervento. C'è tensione adesso, eh. Ecco Pulisic. Attenzione perché questa può essere gol del Giappone, degli Stati Uniti. E c'è il gol, passerà a condurre. La stiamo buttando via così. Che adesso è dalla loro parte. Becchiamo la rimonta proprio nel momento peggiore. Vabbè. Un po' troppo molle, beffa atrocissima. Intervento decisivo qui. Ripartono in campo aperto. No, adesso vanno in fuori gioco. Ma la chiamata sembra corretta. Sembrava poter sfuggire alla morsa della difesa, ma non ha fatto i conti con Asano. Il vigile dell'assistente Pier. Siamo Ito. Nell'ultimo quarto d'ora. Ito. C'è spazio per andare. Bravi. Vi prego. Tira. Ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Dopo il gol di vantaggio, un po' sparito il Giappone, adesso abbiamo un'occasione unica. La stiamo sprecando. Yoshida. Intervento perfetto ad alto rischio in area. Tantunesimo, incredibile. Battiamo il Brasile e andiamo fuori con gli Stati Uniti. Ferreira. Possibilità di contravvere, attenzione. Brutto intervento, attenzione, qui forse era giallo. Quell'Eurogol. Palla in zona d'attacco, attenzione. C'era veramente. Ecco Pulisic. Illuso di averla già vinta, forse. C'è il tiro. Pericolo scappato, possono ancora sperare della rimonta. Decisivo il portiere con questo intervento, ha evitato la rete del meno 2. Palla toccata corta. Mamma mia. Super riflesso del portiere. Nel secondo tempo però ha meritato gli Stati Uniti, bisogna essere sinceri. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Peccato, finisce qua ragazzi. Finisce qua, sinceramente la finale per il terzo quarto posto non ho coglione di farla. Usciamo in semifinale, non male, cioè, chiaramente battere anche il Brasile è incredibile, però alla fine siamo fuori. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!